avere una storia di successo di una donna che ha avuto nella sua carriera successo può essere da stimolo e anche da ispirazione per chi vorrebbe iniziare questo percorso. Per cui reputo che l'essere testimonial può essere una ispirazione per tante altre donne. Io ho iniziato questa mia attività qui, in questo territorio, in questo bellissimo Piceno, che mi ha portato tanta fortuna e tanto questa regione mi ha dato, questo territorio mi ha dato. Poi, chiaro, c'è stata anche tanta abilità mia nel saperlo proporre, c'è stata il non aver paura di dover affrontare i mercati esteri, c'è stato il non sentirmi donna in un mondo che è particolarmente maschile. La cosa che non è facile è quello di mettere in rete le persone. A me accade tutti i giorni di raccontare il mio territorio, le mie Marche, perché io ho un'azienda che produce vini e è un'azienda che ha una collocazione territoriale. Sono in giro e devo raccontare le colline nelle quali io produco i vini, ma nel raccontare le differenze racconto anche le uguaglianze con le altre regioni e in questo sforzo di coesione tra differenza e similitudini riesco a raccontare l'Italia, uno dei paesi più belli che esistono al mondo, e spesso ci fermiamo solo a raccontare le cose note. Ecco, Expo può essere l'occasione per raccontare il particolare dell'Italia e in questo caso con la mia presenza, con la mia testimonianza, le gemme di una regione che altro non fanno che una sfaccettatura di un diamante di più grandi dimensioni che è l'Italia stessa.